Secondo il Washington Post, che cita fonti dell'amministrazione statunitense, il Moskva sarebbe stato colpito da un missile antinave. Il quotidiano non ne cita la provenienza, ma durante la notte i bombardamenti russi hanno preso di mira anche fabbriche di missili Neptune, mentre il Pentagono sta consegnando sistemi anticarro Javelin a Kiev, che tra l'altro riceverà da Tokyo assistenza finanziaria per oltre 100 milioni di dollari. Tuttavia, sebbene né la NATO né la Russia dichiarino apertamente di essere in guerra l'una contro l'altra, oltre alle prove di coinvolgimento degli Stati Uniti d'America nella gestione dei biolaboratori in Ucraina, ci sarebbe da chiedersi come mai alcuni miliziani ucraini uccisi dai russi avessero addosso dei passaporti statunitensi. E ci sarebbe da chiedersi anche come mai nella regione di Kharkov tra i morti vi siano 30 mercenari di una compagnia militare polacca. Sembra quasi che tutti i nodi della propaganda occidentale stiano venendo al pettine, tutti o quasi, tanto che in un'intervista alla BBC Zelensky ha ammesso che l'Ucraina ha iniziato una guerra contro la Russia prima dell'inizio della cosiddetta operazione speciale russa. Ecco perché volevamo entrare a far parte della NATO, abbiamo iniziato questa guerra prima, ha detto Zelensky, ribadendo come già da fine 2021 avesse concordato l'invio di denaro e di armi da parte di alcuni paesi occidentali. Intanto il regime di Kiev, forse così non democratico quanto viene riferito dai grandi giornali, in un clima da notte dei cristalli di hitleriana memoria, bandisce il partito di opposizione Platform for Life. Nello stesso tempo, secondo quanto riportato dal New York Times, l'Unione Europea starebbe preparando la bozza per l'embargo del petrolio russo. La decisione difficilmente però verrà presa prima del secondo turno delle elezioni francesi, se non addirittura dopo. Il presidente Emmanuel Macron, in corsa per la riconferma all'Eliseo, ha appena disposto il trasferimento di 24 camion di pompieri e di ambulanze e di 50 tonnellate di attrezzature di soccorso in Ucraina. Ma di più, in campagna elettorale, non può permettersi di fare. A Varsavia, nel frattempo, il presidente Duda ha appena firmato un decreto che impone un embargo completo sull'importazione di carbone dalla Russia e dalla Bielorussia. Il decreto legge, affermano i media polacchi, prevede anche la possibilità di congelare i beni di persone giuridiche e fisiche che sostengono l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, così dicono i giornali polacchi. Mentre la Russia, dopo la controversia che potrebbe costare a Google 12 milioni di rubli, prende di mira anche Wikimedia Foundation, che rischia una multa fino a 8 milioni di rubli, a meno che le informazioni false sull'operazione speciale in Ucraina vengano tolte da Wikipedia. Mosca, dopo decenni di umiliazioni, oggi fa sul serio. Sergei Naryshkin, direttore del servizio di intelligence internazionale russo, è sicuro. L'operazione speciale ha unito la società russa, più che mai. Chi in questi giorni decisivi ha preferito diventare cittadino del mondo, voltando le spalle alla patria, dovrà affrontare la sorte del traditore. La NATO starebbe aggiornando un programma mirato a condividere gli armamenti nucleari degli Stati Uniti con la maggior parte degli alleati europei. Lo ha affermato la responsabile della direzione della politica nucleare della NATO a Bruxelles, Jessica Cox, che ha reso noto una urgente modernizzazione degli aerei F-35 della Lockheed Martin, che verrebbero dotati di supporto per gli ordigni nucleari. Il concetto di condivisione nucleare della NATO risale agli anni 60 e prevede per i paesi europei non dotati di armi atomiche l'installazione di bombe di potenza relativamente piccola sui loro aerei da lanciare su posizioni militari avversarie in caso di minaccia all'alleanza. Gli ordigni in questione, di proprietà statunitense, presenti nel vecchio continente e adatti a tale scopo, sarebbero circa 150 e si troverebbero in Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia e Turchia. Sempre secondo la responsabile della NATO, i paesi candidati a svolgere tali missioni potrebbero essere Polonia, Danimarca e Norvegia. La decisione di aggiornamento degli F-35 sarebbe scaturita dopo che la Germania ha deciso di acquistare una flotta di tali velivoli. Anche la Finlandia, sebbene insieme alla Svezia abbia espresso solo di recente il desiderio di entrare a far parte della NATO, sarebbe già disposta ad acquistare circa 60 F-35. L'F-35, originariamente presentato come un velivolo conveniente e moderno, si è trasformato
trasformato in realtà nel progetto bellico più costoso della storia degli Stati Uniti. Di recente il generale Charles Q. Brown Jr. lo ha paragonato ad un'auto sportiva di fascia alta, una Ferrari che si guida solo la domenica. Ora gli Stati Uniti, pur di non dilapidare tutte le risorse impiegate in un progetto destinato al fallimento, cercano di riciclare il velivolo anche nell'ottica di una guerra nucleare. L'invio di due aerei carichi di armi in Ucraina non è piaciuto ai cittadini della Grecia, che in larga maggioranza preferirebbero che il governo pensasse ai problemi interni invece di mettere il naso in un conflitto che non credono li riguardi. Dopo aver dato un'occhiata al termometro dell'opinione pubblica, Atene ha così deciso di fare un passo indietro e di rinunciare a spedire altri Kalashnikov e lanciarazzi in Ucraina. Anche se forse ciò che più preoccupa il governo non è tanto il parere dei greci, quanto il timore che la Turchia possa approfittare dello scenario attuale per risolvere a suo favore le dispute territoriali ancora in sospeso nel Mare Egeo. Il ministro della difesa Nikos Panayiotopoulos lo aveva già annunciato 2 settimane fa alla numero 2 della diplomazia statunitense Victoria Nuland. Ciò che allora era trapelato sulla stampa è stato poi confermato nelle ultime ore dallo stesso governo, preoccupato che la cessione di armi a Kiev possa indebolire l'esercito ellenico. Proprio per questo, quando la Nuland ha chiesto ad Atene di inviare più armi a Kiev, Panayiotopoulos si è rifiutato. Anche perché, ha spiegato il ministro, per poter cedere i sistemi missilistici richiesti da Washington sarebbe stato necessario ottenere prima l'autorizzazione di Mosca. La Grecia, come il resto dei paesi europei, sta in queste settimane accelerando le ricerche di gas per ridurre i danni provocati dalle sanzioni alla Russia, paese da cui arriva circa un terzo degli idrocarburi di cui ha bisogno Atene. Gli enormi giacimenti presenti nelle acque del Mediterraneo potrebbero essere parte della soluzione, ma molti di questi si trovano in acque di cui anche Ankara reclama la sovranità. Proprio nelle ultime ore, il governo greco ha riferito che diversi caccia turchi avrebbero violato lo spazio aereo ellenico per 11 volte, motivo per cui le armi di Atene, almeno questa volta, resteranno dove possono servire, ovvero in patria. È partita l'offensiva diplomatica occidentale per non perdere le isole Salomone, che recentemente hanno siglato un'alleanza militare con la Cina. Il ministro australiano per lo sviluppo internazionale Zed Seselja si è recato di persona nell'arcipelago per convincere il paese a fare un passo indietro. Se ciò non fosse sufficiente, all'opera si è messo anche il governo statunitense, che ha intensificato il dialogo con le autorità dell'arcipelago Pacifico. Già a febbraio Washington aveva messo sul tavolo l'apertura di un'ambasciata nelle isole Salomone. Pechino però ha poi bruciato sul tempo la Casa Bianca, firmando un patto di sicurezza che apre le porte alla presenza militare cinese in un arcipelago di grande importanza strategica. Dalle Salomone, infatti, le forze armate del gigante asiatico avrebbero sotto tiro sia l'Australia che la Nuova Zelanda, ma anche la vicina base di Guam, occupata dagli Stati Uniti. Il governo delle isole ha voluto comunque rassicurare i partner occidentali, garantendo che non consentirà alla Cina di costruire una base militare sul proprio territorio. La situazione però continua ad essere preoccupante per Canberra e Washington, anche perché solo 2 anni fa il governo delle Salomone aveva deciso di schierarsi apertamente con Pechino sulla questione di Taiwan, una decisione a cui erano seguite violente proteste che avevano dato all'Australia l'occasione di inviare le sue truppe sul territorio, un'opzione che Canberra vorrebbe avere a disposizione anche in futuro, ma per farlo l'Australia dovrà prima riuscire a strappare le isole Salomone dall'abbraccio cinese.
una nuova task force per pattugliare le acque del Mar Rosso. Questa è l'iniziativa annunciata dalla Marina degli Stati Uniti d'America, che intende mettere ordine in una delle zone più turbolente del pianeta. È qui infatti che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, stanno combattendo per il controllo delle regioni meridionali dello Yemen. Contro di loro c'è una variopinta alleanza internazionale, capitanata dall'Arabia Saudita, di cui fanno parte anche paesi come Senegal o Marocco. La settimana scorsa le parti in conflitto hanno annunciato un cessate il fuoco di 2 mesi, ma Washington sembra adesso intenzionata a sfruttare la tregua per mettere in piedi l'ennesima task force internazionale nella regione. L'area è così vasta che da soli non possiamo farcela, ha detto il vice ammiraglio Brad Cooper, annunciando che a farsi carico delle operazioni sarà il comando delle forze marittime combinate, un'organizzazione con sede in Bahrain, di cui fanno parte una 30 di paesi. Nelle intenzioni di Cooper, la nuova task force dovrebbe arrivare a disporre di 8 navi, inclusa la statunitense Mount Whitney. La sua missione principale, almeno a livello ufficiale, sarà quella di combattere contro il contrabbando di armi, droga e persone. Ciò nonostante, a nessuno sfugge che le acque del Mar Rosso sono strategicamente fondamentali per gli Houthi, nemici giurati non solo di Riyadh, ma anche di Washington. Non a caso, in questo momento sono già attive nella zona 3 task force del comando delle forze marittime combinate. La quarta sarà invece commissionata fra 2 giorni, domenica 17 aprile. Qualcuno si era dimenticato di dichiarare immobili in suo possesso, altri avevano invece mentito sulla composizione del proprio nucleo familiare. In totale sono 955 le persone denunciate dalle forze dell'ordine per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tutti insieme hanno portato via dalle casse dello Stato oltre 5 milioni di euro in un solo anno. Le indagini, svolte in collaborazione con l'INPS, sono state portate avanti dai carabinieri in Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. A destare particolare preoccupazione è che le autorità hanno riscontrato irregolarità nel 10% dei casi esaminati, il che lascia pensare che i 5 milioni di euro buttati via siano in realtà solo la punta dell'iceberg di un sistema assistenzialista che punta a rendere i cittadini sempre più dipendenti dallo Stato.